Possibile che nell'epoca in cui formazione è diventata una parola d'ordine, a rischiare la chiusura sia proprio l'agenzia formativa? Purtroppo sì, accade a Varese, in provincia, dove i CFP non mancano né di professionalità né di opportunità lavorative, mancano di soldi e di certezze. Come sta oggi l'agenzia formativa? Secondo il mio punto di vista, dopo ormai 2 anni che abbiamo tenuto anche con l'amministrazione Vincenzi una spada di Damocle sulla testa, cioè il trasferimento in un'agenzia che oggi è riconosciuto stare in una condizione critica finanziaria, perché 500.000 euro sono stati approvati dal Consiglio provinciale in primavera, a copertura della differenza di bilancio, quindi al pareggio di bilancio, ma altre criticità sono emerse proprio in chiusura di amministrazione. Sostanzialmente io ritengo, e mi sono recato in Regione Lombardia proprio per cercare di salvare questo importantissimo servizio che serve a tutto il territorio, il tessuto produttivo, e quindi spero che l'amministrazione alle parole poi corrisponda ai fatti. E devo dire che Regione Lombardia ha usato una certa attenzione. Quindi spero che questa attenzione continui, ma sulla base di un impegno che porti a dei finanziamenti concreti. Se non ci sarà rilancio sotto questo profilo, vedo molto critico il futuro dell'agenzia formativa. Certo è che io trovo paradossale, lo dico davanti al nostro pubblico, lo dico soprattutto a lei che ne sa ben più di me. Questa è l'epoca in cui si dà come priorità assoluta per lo sviluppo, la crescita, la ripresa del paese, la formazione. E poi andiamo a chiudere l'agenzia formativa. Ecco, questo è quello che non si vuole, nel senso che io posso confermare perché ho normalmente almeno 2 o 3 richieste per settimana. Io mi occupo del settore meccanico, un settore che al momento sta riprendendo, quindi dà occupazione. I nostri allievi sono totalmente occupati e lo dico, spero che mi ascoltino anche in Regione Lombardia, c'è spazio per raddoppiare i corsi del settore. Io appunto auspico un investimento, ma anche sul personale, non solo sulle strumentazioni delle macchine, personale che oggi a mio parere non è adeguatamente riconosciuto, anche sotto il profilo della funzione docente, nel senso che il sistema di accreditamento di Regione Lombardia dà degli indirizzi precisi, l'agenzia formativa a mio avviso non li rispetta. Questa è la condizione anche contrattuale, diciamo, che ha un impatto importante sul nostro lavoro, già impegnativo, perché ricordo che noi agiamo su una fascia sociale in grande difficoltà e gli diamo una dignità lavorativa.